Caro Presidente Macron, noi non ci conosciamo, non abbiamo mai avuto l'opportunità di conoscerci, ma voglio approfittare della potenza del web per inviarle questo messaggio. Circa l'80% dei migranti che arriva in Europa passano per l'Italia. È un calcolo semplice. Dei circa 90.000 migranti sbarcati nel 2017, circa 80.000 sono approdati in Italia. Questo perché l'Italia è alla frontiera dell'Unione Europea e le coste dell'Italia sono la frontiera dell'Unione Europea. Molte di queste persone vogliono raggiungere il suo paese o la Germania o i paesi del nord Europa, ma non gli è consentito perché esiste un muro nei trattati che si chiama Regolamento di Dublino 3 e non consente ai migranti che arrivano in Italia di poter varcare il confine italiano e arrivare in altri paesi dell'Unione Europea. A causa del regolamento di Dublino 3, l'Italia deve farsi carico di questo fenomeno migratorio che ha dei numeri spropositati da sola. Circa i 2/3 di chi arriva in Italia non è un migrante che scappa da persecuzioni o da conflitti, è un migrante economico e quindi non potrebbe neanche stare qui. Per i trattati internazionali dovrebbe essere rimpatriato. Però questo non avviene perché le procedure di identificazione sono complesse e lente. Lei sa bene che l'Italia si fa carico per il 98% della spesa dell'accoglienza di tutti questi migranti. Gli italiani l'anno scorso hanno speso circa 4,5 miliardi di euro a fronte di soli 100 milioni di euro che venivano dall'Unione Europea, delle briciole. Noi chiediamo all'Unione Europea, all'Europa invece, di farsi carico non solo di questa spesa, ma di questo fenomeno che inevitabilmente coinvolge per ragioni geografiche l'Italia, che è alla frontiera dell'Unione Europea, ma che proprio perché è paese membro deve essere aiutato da tutti. Pochi mesi fa ho lanciato un allarme circa le operazioni di salvataggio che avvengono nel Mediterraneo ad opera di alcune imbarcazioni delle organizzazioni non governative. Il procuratore di Messina aveva lanciato un allarme ancora più grave, e cioè ha messo in guardia gli italiani dal fatto che alcuni scafisti, alcuni mercanti di uomini, trafficanti di uomini, potessero stare finanziando alcune imbarcazioni delle organizzazioni non governative battenti bandiera straniera. Noi avevamo proposto una cosa molto semplice, avevamo proposto di non far approdare nei nostri porti le imbarcazioni di organizzazioni non governative non trasparenti, quelle che non esibiscono i bilanci, quelle su cui ci sono ombre e su quelle che hanno bandiera di paradisi fiscali. Non siamo stati ascoltati, siamo stati definiti razzisti. Poi, qualche giorno fa, il ministro dell'Interno di questo governo ha deciso di chiudere i porti alle organizzazioni non governative e alle imbarcazioni battenti bandiera straniera. Peccato però che né l'Unione Europea né lui siano ancora passati dalle parole ai fatti. Presidente Macron, dopo la sua vittoria in Francia, tutti hanno parlato di vittoria dell'europeismo. Lei è definito un europeista, ma mi permetta di dirle che siamo tutti bravi a fare gli europeisti con le frontiere degli altri e in particolare con le frontiere italiane. Lei ha detto che non aiuterà l'Italia per l'80% di migranti che si trovano in Italia, ovvero i migranti economici. Sta accompagnando molti migranti che si trovano sul suolo francese alla frontiera francese con l'Italia, a Ventimiglia. Presidente Macron, noi ci aspettiamo dai francesi e dalla Francia ben altro aiuto e supporto rispetto a quello dichiarato da lei e dimostrato da lei. Noi non possiamo permetterci di essere così europeisti come lo è lei. Noi abbiamo 9.000 chilometri di costa e l'80% dei migranti che sbarca in Italia sono tutti migranti economici. Il problema, come sa, è l'identificazione di queste persone che arrivano in Italia. Dobbiamo identificarli, dobbiamo capire se sono migranti economici o rifugiati e solo dopo potremo inviare al suo paese i profughi e non i migranti economici. Ma il nostro grande problema come paese, l'Italia non ce la fa, è l'identificazione di queste migliaia e migliaia di migranti. Solo in 48 ore negli ultimi giorni ne sono arrivati
circa 12.000. Noi ci aspettiamo dall'Unione Europea una mano proprio su questo, sulle procedure di identificazione. Queste procedure in Italia a volte durano mesi, a volte durano anni e noi abbiamo bisogno di velocizzarli attraverso un supporto dell'intera Unione Europea che sostenga queste procedure e ci aiuti a svolgerle nel migliore dei modi. Noi non vogliamo essere definiti eroi, vogliamo un aiuto concreto come popolo italiano perché ci sentiamo parte dell'Unione Europea e soprattutto contribuiamo al bilancio dell'Unione Europea. È ora che tutta l'Europa si faccia carico del problema migrazioni, del problema immigrazione. Non possiamo più nasconderci, non si può più fingere che l'Italia non sia il porto dell'Unione Europea e che stia ricevendo un numero astronomico di migranti. Presidente Macron, è arrivato il momento del coraggio, è il momento di dimostrare veramente se esiste ancora un'Unione Europea. Mettiamoci tutti in marcia per risolvere il problema dell'immigrazione. Mettiamoci tutti in marcia, come piace dire a lei.